Sono Alberto Vigiano, io e mia moglie Dina ci siamo conosciuti ancora durante la guerra, ma ci siamo sposati nel 1947. Negli anni 50-51 ci siamo laureati, lei in lettere e filosofia, io in ingegneria industriale elettrica. Dunque, dopo le lauree ho cercato lavoro in Italia, trovavo insegnamento ma non facilmente un lavoro che potesse mantenerci con la famiglia, che avevamo già due bambini, e quindi abbiamo fatto domande anche all'estero per lavori ed è arrivata un'offerta dal Canada. In Canada non conoscevo bene la lingua inglese, allora mi hanno fatto parlare con un funzionario canadese di origine francese e quello mi ha trovato un posto personalità inglese, Cosor Canada, dove mi hanno assunto come ingegnere. In Canada lavoravo per un fisico austriaco, il quale era stato in Chicago e aveva conosciuto il capo del Dipartimento di Chimica, e lui mi ha presentato a questo suo chairman per un lavoro. Il professore Henry Toby mandò una richiesta per una first preferential quota per me. Fui accettato a lavorare all'Università di Chicago. Nel 58 siamo andati a Chicago, avevamo un altro figlio che era nato in Canada. Toby si occupava di chimica inorganica ed era un pioniere nello studio degli elettroni periferici e delle reazioni chimiche. Aveva bisogno di un continuo aiuto tecnico nei suoi esperimenti, nelle sue misure. E quindi questo era il compito principale che avevo. C'erano macchine estremamente nuove come il Nuclear Magnetic Resonance, che adesso è popolarissimo come MRI, ma che allora era solamente un strumento di ricerca scientifica. Eravamo a Chicago, e qui all'Università di Stanford, il professor Thurman, che era allora provost, ha capito come la ricerca scientifica stava diventando importante veramente, avrebbe potuto avere anche un'altra applicazione, cioè di applicare la ricerca o di portare la ricerca scientifica anche a sviluppare la tecnologia. E per questo nuove strade si sono aperte e Stanford ha incominciato a cercare e a assumere nuovi cervelli, nuovi scienziati, un po' da tutta l'America. Tra gli scienziati che hanno ricevuto un'offerta da Stanford c'è stato anche Henry Taubin, che è diventato chairman del Department di Chimica. Ha lasciato Chicago, meno di un anno dopo aveva trovato un posto di lavoro allo Stanford Research Institute a Menlo Park, vicino a Stanford, e io ebbi un'offerta di lavoro e venni a lavorare lì. Quello che avvenne è che allo Stanford Research Institute, dal generale lavoro di aiuto tecnico strumentale, si sono sviluppati dei progetti di ricerca, e uno era nella cromatografia gassosa per scoprire particolari agenti chimici. Allo Stanford Research Institute siamo passati dal generale aiuto tecnico scientifico alle ricerche degli scienziati collegato tra Stanford e l'SRI, Stanford Research Institute, siamo passati a progetti veri e propri di ricerca che erano dovuti alla situazione politica internazionale, la guerra del Vietnam, e che consistevano essenzialmente nel cercare di scoprire esplosioni nucleari che erano state provocate dai sovieti, o di scoprire emanazioni gassose che venivano che potevano essere usate per identificare oggetti da colpire nel Vietnam. Abbiamo incidentalmente saputo che c'era una famiglia Vigiano nell'elenco dei telefoni
e ci è venuta l'idea di invitarli e di trovarci insieme. Ci siamo trovati, ma ci siamo accorti che erano due mondi diversi. Questi Viggiano erano la seconda generazione di italiani, quindi per loro l'Italia era un paese un po' sconosciuto, remoto, per cui anche avevano scarsa curiosità. Non parlavano l'italiano quasi per niente, molto poco, avevano ricordi piuttosto vaghi, credo di nonni o bisnonni, nonni, e perciò non c'era una comunicazione così sentita e alla fine non ci siamo più visti. E c'erano molti italiani che veramente avevano poca conoscenza della loro origine, dei loro nomi. Uno si chiamava Force e domandandogli ma come lo scrivevi? E dice Sforza. Per lui Sforza non diceva niente, era Force. Un altro si chiamava Volpa, ma dico Volpa non c'è, c'è Volpi, Volpe, ma non Volpa. E dice ma mio padre non sapeva scrivere. Quando è arrivato all'immigrazione ha detto ma sono Volpa, ok, è rimasto Volpa per tutto il resto della sua vita. No! Buoni! Ospiti! Dimmi! Dimmi! Guarda, volevo portarti questo articolo, Dina. Oh, no! Toby era un uomo eccezionale, era di una grande semplicità, ma gli piaceva anche il piacere della vita. Faceva gli incontri con gli studenti e portava del sherry da bere, così tirava su lo spirito di tutti quanti. Aveva anche un senso molto democratico, nessuno lo chiamava se non Henry. All'università naturalmente non si sarebbe potuto portare alcol, tantomeno in un laboratorio o in un ufficio di un professore, ma se si andava ad aprire il frigorifero nello studio di Henry Toby, oltre a tutti gli esemplari di prodotti chimici che se ne stavano lì, c'erano forse più birre che samples di chimica. Henry era un uomo molto umano e con gli studenti c'erano rapporti non di professore o studente, ma di amici. È incredibile come potesse interessarsi di cose che dalla politica al divertimento al cosa e poi passare agli studi in cui era molto severo, molto preciso e anche pretendeva che però gli studenti facessero gli esperimenti, facessero le loro ricerche seriamente. Henry era molto orgoglioso delle sue modeste origini di contadini tedeschi che vivevano in Russia, ma le condizioni in Russia erano talmente pesanti e difficili che sono emigrati in Canada, nelle grandi pianure del Canada. All'Università di Chicago c'era la tradizione che a Natale, il party di Natale, offriva agli studenti il destro per se volevano un po' criticare o anche semplicemente, affettuosamente, un po' prendere in giro i professori. Una volta c'era un gruppo che aveva voluto ricreare la giovinezza del professor Henry Toby. Allora hanno trovato uno studente un po' magrolino della sua statura, lo hanno vestito come sempre lui, Bermuda, una camicia con la cravattina da cowboy, sempre aveva, e poiché Henry aveva le orecchie un po' prominenti, avevano costruite due orecchie di carta pesta per questo studente, il quale è arrivato in scena tirando l'asinello e tenendo un secchio nell'altra mano e poi con forca ha cominciato a parlare e anche a ricordare episodi e frasi sulla vita contadina, diciamo, di Henry, e si è messo a ricostruire questo. Henry non solo non si è offeso
e nemmeno è sembrato imbarazzato da questa ricreazione della sua vita contadina, ma si è divertito e ha apprezzato infinitamente l'humor, lo spirito di humor di questi ragazzi. Un punto di riferimento per noi, per incontrare molti o alcuni italiani, specialmente italiani notevoli. Nell'anno 74, lingua italiana, e ci sono rimasta fino al 94. Lì, fra altri professori di italiano che sono venuti e ripartiti, Braghieri, Michele Leone, il più interessante italiano è stato Luca Cavalli Sforza, il quale era professore di genetica a Stanford, però era molto interessato al Dipartimento di Italiano. La moglie Alla ancora di più. Io ho una passione particolare per Dino Buzzati e mi sono sempre interessato ai suoi lavori, specialmente al deserto dei Tartari. E dopo aver conosciuto Alba, ho scoperto che è la nipote di Dino Buzzati. Questo ci ha legato molto, anzi, insieme una volta abbiamo lavorato e discusso i lavori. Io ho fatto a lei un'intervista per la televisione italiana su Dino Buzzati, anche ho fatto molte conferenze a Stanford nel Dipartimento di Italiano su Dino Buzzati e insieme abbiamo discusso e studiato i suoi lavori. Ho ammirato, potuto ammirare molto i quadri che Alba ha nella sua casa di Dino Buzzati e i famosi disegni per la famosa invasione degli Orientisi in Sicilia.